Non so perché partiamo in questi giorni, ma ci fa piacere farlo, non solo con il nostro meraviglioso scenario, andiamo in America con Le Luci d'America, nuovo singolo di Ligabue, ma torniamo a Sanremo, torniamo in Riviera. Scusa. Ma che fiore di donna è questa? Ma scusa, qui giochiamo in casa, Coruzzi, c'è la Turci. Paola Turci. Pomeriggio, che bello essere qui. E ciao che a tutti. Che bello vederti in forma. Ieri sera ci hai fatto star male a noi fan, perché dico, non si vede il limite tra la giacca e il pantalone. Ho capito quando la canzone sta per finire che era una tuta. Era una tuta, esatto. Bravo. Finiva e cominciava la tuta, no? Era tutto sotto controllo. Grande. Tra l'altro, look che è stato immediatamente apprezzato da tutti. Anche Coruzzi aveva una domanda, no? Un abito anche Coluzzi di un certo tipo. No, perché avendolo scambiato per un tailleur bianco che Paola portò qui a Sanremo bianco, giacca pantalone, esatto. Ho detto, sta a vedere che ha riciclato il vestito. No. E figurati. Che sotto, tra il tessuto e il seno. Quello. C'era un po' di mastice per tenere il seno lì, no? No, stava no, lì assolutamente, da solo. Si teneva da solo, ma era una jumpsuit. Ragazzi, spiegatemelo, certo. Che io non so cos'è. È una tuta. Ah, una tuta. Jumpsuit è una tuta. Hai superato anche quello ostacolo lì. L'ultimo. Bene, allora, l'ultimo ostacolo è infatti, ma altro che, cioè, come dire, ormai super, lo guardi da lontano. Beh, no, perché Sanremo veramente è imprevedibile. Tu pensi di aver capito tutto, di avere sotto controllo la situazione, e poi un minuto prima. Un batticuore che non finisce più, sali sul palco e dici, vabbè, che devo fare qui? Però quest'anno, se posso, a maggior ragione che non negli altri precedenti, tu dici che l'emozione è sempre la stessa, anzi aumenta. Però quest'anno avevi una sicurezza di te, evidentemente sì. Data dalla canzone e anche dall'esperienza, è evidente. Ma anche da quella forma di abitudine allo spettacolo acquisita, forse non solo sul palco di Sanremo. Cito amici per dire un episodio che appartiene alla tua carriera, ma che non è strettamente musicale, relativo alla tua carriera discografica. No, ma certo, ci vuole un po' di esperienza per stare su un palco. Devo dire che ci sono dei ragazzi, delle ragazze magari che lo calcano per la prima volta e sono già imparati, arrivano già imparati. E oggi si nasce abbastanza imparati. Beh, che bello, che bella forza avercela avuta noi, no? No, però si vede, dai, infatti tutti ieri hanno sottolineato come tu, pur rimanendo, pur essendo lì, in un istante riempivi il palco e ti muovevi, quindi davi comunque il movimento pur rimanendo, insomma, tutto sommato senza scatenarti poi, no? Più di tanto. Ma dal punto di vista fisico. A me diverte molto entrare nel gioco proprio dell'arte, nella complessità, quindi nella recitazione, nel ballo, nella visione, e quindi c'è tutto, c'è come porti un abito, come lo canti, come lo esprimi, quello che provi, insomma c'è tutto. C'è tutto. Questo, adesso c'è anche la canzone. La questa canzone, però, esatto. Facciamo un gioco, facciamo presentare la Turci alla Magnani. Vai, la Magnani presenta la Turci. La Magnani. E adesso, ragazzi bellissimi, arriva una cantante fresca fresca di Sanremo, suonerà anche stasera questa canzone che si intitola L'ultimo ostacolo. Ragazzi, la meraviglia dell'ultimo ostacolo è che, come si deve fare quando una canzone è di presa, se la puoi cantare il giorno dopo e se riesci a ricordare almeno qualche frammento, significa che la canzone c'è. Wow! L'ha yeah. cantata dall'inizio alla fine Coruzzi, anche la Turci. Vabbè, Coluzzi è uno dei maggiori esperti di musica, cioè inchiniamoci davanti. Lo sai che quando ti vedo ogni volta inevitabilmente tu mi fai pensare a Mina, ovviamente, no? Vabbè. E mi sono ricordata che ho ricevuto questa notte un messaggio bellissimo da Benedetta, da sua figlia. Dai. Un messaggio inaspettato, cioè non la sento da diverso tempo. Tempo, ma farmi fare i complimenti da lei per me è e tanto, tu sai è che tantissimo. Quella che pensa la mamma è molto simile a quella che pensa la figlia. Oh, che pensa la figlia, no, vabbè, amo. Non svegliamo di più, che sennò sembra uso personale, come dire. Allora, abbiamo visto anche il video, ovviamente, dell'ultimo ostacolo, perché ieri sera abbiamo sentito le canzoni al festival. Oggi, piano piano, stiamo scoprendo anche il video. C'è Beppe Fiorello che sarà con te venerdì nei duetti. Beppe Fiorello, c'è anche Sara Felbenbaum. Per noi, per me, per te, Federico. Diciamo è perfetta meno una cosa, diciamo, che bella, bella. Un difettino. È fantastica, è meravigliosa. È noi che siamo, non è che è perfetta. Diciamo che abbiamo fedi calcistiche un po' diverse. Lei al marito quello là con la barba, certo. Vero? Esatto. Io non so i nomi dei calciatori. Pure bello, perché bello, bello, bello e romanista. Sì. Ma lo salutiamo. È Beppe che ti ha detto, ma vengo a darti una mano, o tu gli hai chiesta espressamente? No, beh, gliel'ho timidamente proposta. Ma
in realtà è tutto è nato dall'ascolto della canzone e dal racconto che gli ho fatto. Gli ho detto così in breve, gli ho raccontato che traeva ispirazione dalla figura paterna, e lui, avendo portato in scena uno spettacolo bellissimo che si intitola Penso che un sogno così, dove racconta di suo padre attraverso le canzoni di Domenico Modugno, quando ha ascoltato, scusami, Peppe, protagonista di una fiction televisiva, esatto, su Modugno, fantastica, bellissima, ha maggiore ragione, certo. Ma lo spettacolo teatrale che io ho visto ben due volte in questi anni è meraviglioso, e lui è veramente bravo, è un bravissimo attore, ma questo lo so da sempre, ma anche un bravissimo cantante. Vero. Quindi ho pensato, vabbè, se Beppe mi dicesse di sì, cioè, sarebbe fantastico, però lui è schivo, non è uno che si concede, non è uno che lo fa, che fa tutto, insomma, anzi fa il giusto, fa poche cose, insomma, se si nota. E gli ho mandato questa canzone e gli ho raccontato appunto da cosa avevo tratto ispirazione, e lui gli è piaciuto, proprio si è commosso. Sì. Beh, ci fa molto piacere che accada, curiosissimi come siamo, fino a venerdì non so come fare a resistere. Da che mancano due serate, mancano di già bellissima domani. Accanto a lui, veramente, me la immagino già. Senti Paola, prima di salutarti, due cose importanti. Primo, che uscirà il nuovo album di Inediti, il 15 marzo, e si intitolerà Viva da morire. Oh, che meraviglia. E poi due date importantissime a maggio: 13 maggio agli Arcimboldi a Milano e il 20 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Sì. Perfetto. Sì, prime due date teatrali o a Milano o a Roma. A vedere moi, tu devi venire per forza. Ah sì, hai ragionissime, con piacere lo faremo. Grazie Paola Turci. Se vi è piaciuta, sapete che c'è la classifica speciale di RTL 102.5 per decretare la canzone più radiofonica del Festival 2019, finalmente Sanremo. Avete tempo fino a sabato per votare, andate su rtl.it oppure con la nostra app. Un saluto anche alla Magnani da Radio Freccia. Ciao.